Si svolgerà nei comuni di Troia e Lucera dal 10 al 13 maggio prossimi la manifestazione Sportivamente contro lo stigma e la discriminazione del disagio psichico, giunta alla nona edizione. Una vera e propria campagna di sensibilizzazione volta a contrastare l'esclusione sociale. Novità di quest'anno il ritorno a Troia della squadra belga dopo la rinuncia dello scorso anno a causa dell'allarme terrorismo negli aeroporti. La manifestazione è stata organizzata dal Centro di Salute Mentale di Troia della ASL Foggia in collaborazione con i comuni di Troia e Lucera, il GAL Meridaunia di Bovino, l'associazione Tutti in Volo e la Proloco di Troia. L'iniziativa è ideata e coordinata da Giuseppe Pillo, responsabile del Centro di Salute Mentale di Troia. La Sportivamente ha due finalità fondamentali. La prima è una campagna di sensibilizzazione, di lotta allo stigma e alla discriminazione sul disagio mentale e sulle persone affette. La seconda è l'offerta di opportunità di scambio di sensazioni, di emozioni, ma anche di risorse, non soltanto tra i pazienti, ma anche con le loro famiglie, con i servizi di tutela della salute mentale, con l'intera collettività. Alla conferenza stampa hanno partecipato questa mattina, tra gli altri, il direttore generale dell'ASL Foggia Vito Piazzolla, il direttore sanitario Antonio Battista, gli amministratori locali dei comuni di Lucera e Troia. Sentiamo Piazzolla. Stiamo lavorando anche molto sulla rete per riqualificare tutta l'offerta, a partire dalle cosiddette CRAP, che sono, diciamo, i contenitori dove le nostre persone affette da questo disagio trovano la maggiore intensità assistenziale, ma a scendere arriviamo anche al famoso articolo 70, si chiama, detto così può essere un po' troppo burocratico, dove invece i setting assistenziali sono a più bassa intensità e in mezzo c'è il mondo intero, quindi noi stiamo riqualificando l'offerta in maniera da allineare il più possibile il bisogno all'offerta e quindi dare una pluralità di possibilità a questi pazienti a seconda della loro intensità assistenziale.